In questa nuova puntata del Tempo di un Caffè scopriamo la storia del caffè napoletano e quale fu il primo popolo a bere questa bevanda. Il caffè è una bevanda originaria dell'Etiopia, la regione Kaffa, in Abissinia. I primi a utilizzarlo furono gli arabi, i quali tostavano i chicchi di caffè, li macinavano e poi bevono il caffè a modo infuso. Ma quando il caffè arriva a Napoli? Il caffè arriva a Napoli grazie a una donna, la regina Maria Carolina, sposa del nostro Ferdinando di Borbone, e lo fece durante una sontuosa e sfarzosa festa alla Reggia di Caserta. Era il 1771. Quando il caffè diventa bevanda ufficiale del popolo napoletano? Napoli non sarebbe mai diventata la capitale del caffè se in quegli anni non ci avesse messo lo zampino Vincenzo Corrado, grande gastronomo napoletano, il più grande dell'epoca, il quale dedicò il suo trattato, La manovra della cioccolata del caffè, a Nicola Valletta, emerito di diritto e grande esperto di iettatura. Nicola Valletta fu onorato di questa dedica e contraccambiò il favore all'amico scrivendo una canzonetta sul caffè, nella quale parlava in maniera positiva del caffè. E se lo diceva Nicola Valletta, massimo esperto di iettatura, non poteva che essere così. E quindi i napoletani in breve tempo incominciarono a bere il caffè e Napoli divenne una città del caffè. La nascita della cucumella e il procedimento per preparare un caffè napoletano doc. Napoli diventa capitale del caffè nel 1819, inventando la cucumella. Il procedimento per fare un bel caffè napoletano è in casa, perché all'epoca non c'erano caffè macinato. Si tostava il caffè crudo, si aggiungeva in questa pentola con un forellino qua, poi si metteva sul fuoco, nel lento e nel forte, e si girava in modo che si tostava il caffè uniforme. Al momento della cottura, della tostatura del caffè, si faceva raffreddare un po' e poi si aggiungeva nel macinino. Si macinava il caffè fresco e si andava alla cucuma. La cucuma è composta da un doppio filtro, uno per aggiungere il caffè e l'altro l'acqua. Ma c'era un segreto: si mette l'acqua a temperatura 30-40 gradi già calda all'interno del contenitore, con mezzo cucchiaino di caffè, così il caffè viene più gustoso, più forte, e si comincia a sentire l'aroma del caffè. Alla chiusura, quando è pronto il caffè a fuoco lento, si incomincia a uscire il fumo dal becco della macchinetta del caffè. Questo modo qua, per non far sprigionare e far perdere la sua densità e il suo aroma del caffè, si aggiunge il coppettiello. Questo modo qua si racchiude tutto l'aroma e il gusto del caffè per assaggiare un vero caffè napoletano. Dalla cucumella al caffè espresso, Napoli continua ad essere capitale indiscussa del caffè. Infatti tutto il mondo viene qui a Napoli a provare l'espresso napoletano.